Привет, друзья! Buongiorno a tutti! Paolo Borgognone è ospite con noi. Ciao Paolo! Ciao Stefano, ciao a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono, grazie per l'invito alla tua trasmissione. Grazie a te per aver accettato, sempre gentilissimo. Oggi, tra l'altro, il tema della discussione è il libro che mi sono procurato, che è scritto da un personaggio che forse conosci, Paolo Borgognone. Di che cosa ci parla qui? La dottrina Stranamore. Ovvero come abbiamo imparato ad amare la guerra in Ucraina e la NATO. È molto interessante come tema. Allora, Paolo, il dottor Stranamore, forse pochi si ricordano chi fu, era il personaggio di un film di Stanley Kubrick, giusto? Era il personaggio che teorizzava appunto di approfittare di un'occasione per distruggere l'Unione Sovietica. Che cosa ci sia? Infatti la sagoma è quella appunto di Peter Sellers che impersonava diversi personaggi di questo film. Allora, che cosa ci sai dire di questo libro? Tu l'hai letto, immagino, visto che l'hai anche scritto. La prima vittima della guerra non è l'informazione, bensì l'onestà intellettuale. Questo è un concetto molto, molto interessante. Ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori per quanto riguarda il conflitto. La scena madre, poi la scena finale del film era un cowboy che cavalcando l'atomica si lanciava sul bersaglio, no? Gridando Yahoo, sventolando il cappello, cioè la follia credo che ben rappresenti un po' i tempi moderni. Ecco, nei vari capitoli, tra l'altro, stavo guardando, noi abbiamo infatti la fiction di guerra psicologica, buoni versus cattivi come nei film, ed è un po' lo stampo hollywoodiano. Allora, da dove vuoi iniziare, Paolo? Ma il libro l'ho scritto, l'ho uscito l'anno scorso, giugno 2022, e l'idea di scriverlo è stata così, appunto, proposta anche da, in qualche modo anche la casa editrice mi aveva detto, ma facciamo un libro collettivo e tu ci metti dentro un articolo. Io, ma sì, facciamo. Poi è venuto fuori un libro autonomo, perché io faccio, no? Mi è poi preso un po', mi sono lasciato un po' prendere la mano, ecco. Ma secondo me è un libro tipico dell'atmosfera che si respirava in quel frangente, no? In quel frangente di esaltazione, un frangente in cui appunto ben rappresentato da questo personaggio del dottor Stranamore, di cui abbiamo visto epigoni continuamente per tutto il 2022, in un clima surreale quasi. Un clima surreale di esaltazione, di caccia al nemico, di individuazione di un nemico esterno, in questo caso i russi, e di un nemico interno, i sabotatori interni, i cosiddetti filorussi, e i russi Quotidiani. residenti, sì, e i russi residenti in Italia, non sono neanche molti, 25.000, ma individuati come una specie di quinta colonna, come un elemento estraneo che doveva prestare giuramenti di fedeltà all'operazione della NATO, perché la vera guerra di aggressione è stata la guerra di aggressione della NATO contro la Russia, e nel libro ne parlo. E poi il cortocircuito psicopolitico non inimmaginabile, perché chiaramente possono arrivare a tutto, eh? Possono arrivare a tutto per giustificare l'ingiustificabile. Ma a metà tra il grottesco, il surreale, il demenziale e l'iperbole, ecco, l'iperbole grottesca, il nazismo buono. Siamo arrivati a sdoganare, a rendere potabile il nazismo. Sì, Perché? hanno Perché letto addirittura una poesia del comandante dell'Azov, che è un nazista patentato, quasi fosse una persona cara, una persona nota per la sua sensibilità, l'animo buono. Guarda, è stata una delle pagine peggiori apparse nella TV nazionale, tra le altre cose.
però non imprevedibile, perché la TV nazionale per certi aspetti è costretta a fare queste figuracce. Perché è costretta? Perché sulla TV nazionale non si può nominare il convitato di pietra di questi scenari di guerra imperialista, ovvero il capitalismo. Non può, la parola non può neanche essere detta se non per farne una sorta di apologia, diretta o indiretta. Allora devi ricorrere a questi mezzucci. Cioè, siccome, e nel libro l'ho anche scritto, siccome del capitalismo non se ne può parlare se non per dire ringrazialo, altrimenti non vivresti così bene, ecco, occorre arrivare a giustificare le guerre non dicendo, beh, le facciamo per interessi capitalistici, interessi geopolitici, interessi economici. La NATO è il braccio armato del capitalismo finanziario globalizzato americano. La NATO è il braccio armato di determinati interessi pratici, materiali, concreti, ma anche di tutta una serie, tutto un corollario di fattori culturali che poi sono consustanziali e si alimentano in una sorta di circolo vizioso con gli interessi materiali propri invece dell'industria, della produzione, no? Della produzione di beni di consumo capitalistici e della produzione nel suo complesso, produzione sia materiale che immateriale. Non si può dire questo. Non si può dire che le guerre sono fatte perché sono scatenate perché a qualcuno di ben preciso, a qualche grosso capitalista occorre un mercato dove poter vendere i suoi prodotti, dove poter trarre profitto dallo sfruttamento di nuove risorse. Non si può dire che c'è una dottrina Rumsfeld-Chebrowski che dice chiaramente che le strutture statali e sociali degli stati non allineati all'Occidente devono essere smantellate in un modo o nell'altro, con la rivoluzione colorata, con l'embargo, con le guerre preventive, con le guerre umanitarie cosiddette, eccetera, eccetera. Per impadronirsi delle risorse, delle materie prime, della ricchezza di questi stati, per poi decidere dove, come e a chi e a quale prezzo allocare queste risorse. Perché se lo dici, tutta la costruzione, tutta la narrazione liberale concernente il migliore dei mondi possibili, che promuove il bene contro il male, crolla immediatamente. Perché se io rivelo di agire in nome e per conto di un interesse materiale anche abbastanza sì, immediato e che ci va poco per il sottile, ecco, beh, non posso però far poi la morale a qualcun altro. Se io dichiaro di agire per saccheggiare risorse altrui, non posso poi dire, però io ho una superiorità morale di cui posso vantarmi nel momento in cui mi trovo in una situazione di conflitto o di confronto con altri. Assolutamente no. Per cui per difendere l'indifendibile sono dovuti ricorrere a dei mezzi che squalificavano già chi li metteva in atto, già chi li proponeva. Però non potevano far diversamente, perché se avessero fatto diversamente avrebbero dovuto dire che gli Stati Uniti e i loro alleati non fanno le guerre perché devono esportare o difendere la democrazia e la libertà, mi viene da ridere, in giro per il mondo, ma che le fanno perché per mantenere in vita il loro dominio residuo e il loro sistema di produzione militare, energetico, finanziario, energetico, economico, finanziario, culturale, eccetera, 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 hanno continuamente bisogno di fagocitare dei territori, dei mercati, delle menti, eccetera, Delle eccetera, risorse. delle risorse, e non potevano neanche dire che la guerra era stata fatta dagli Stati Uniti per depotenziare e deindustrializzare la Germania, che era il principale concorrente degli Stati Uniti in Europa. E pensa se ci avessero detto una cosa del genere. Ma l'opinione pubblica, che vabbè, è un po' sonnolenta, però insomma, ma allora, a questo punto, scusate, se gli Stati Uniti, perché poi il messaggio viene introiettato e riutilizzato,
anche nella vita quotidiana. Sì, cioè, da quel momento si è avviato un processo di trasferimento di industrie, di comparti industriali verso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno immediatamente messo in essere dei provvedimenti di finanziamento e di agevolazioni ad hoc per le imprese che trasferiscano la loro attività produttiva negli Stati Uniti. Ultimo esempio, molto vicino a noi, che siamo in Piemonte, è il trasferimento negli Stati Uniti dello stabilimento Maserati, che chiude i battenti nella storica sede di Torino e apre negli Stati Uniti, dove casualmente l'industria automobilistica si era trasferita in blocco o in Cina o in Messico, lasciando il deserto a Detroit di fatto. Cioè, appunto per questo, cioè questa è stata una guerra scatenata dagli Stati Uniti contro la Russia, ma anche contro i loro principali partner, concorrenti e vassalli europei, per saccheggiare le loro risorse, anche quelle della Germania, della Francia, eccetera, ma soprattutto della Germania. Ecco che in questo senso, una parte, questa guerra è stata anche fatta sull'onda dell'agenda Trump, di reindustrializzazione interna, certo, no? Di rientrare infatti, negli Stati Uniti, l'aveva detto agli imprenditori di ritornare negli Stati Uniti, agli imprenditori americani, e poi adesso l'estensione è portare le industrie europee negli Stati Uniti, abbandonando l'Europa. Però se passa il messaggio, il messaggio mediatico secondo cui le guerre sono fatte per queste ragioni, e ovvero se passa il messaggio mediatico secondo cui gli Stati Uniti sono autorizzati in nome del loro interesse, degli interessi dei loro capitalisti interni, a violare il diritto internazionale, nella vita quotidiana il singolo tapino che riceve questo messaggio, che dovesse ricevere questo messaggio, direbbe: beh, ma allora anch'io, allora chi mi vieta di ammazzare per un parcheggio? Se loro lo fanno per motivi di macro politica, perché a me deve essere vietato comportarmi allo stesso modo banditesco? Cioè, se sdogani il banditismo internazionale, sdogani anche il banditismo nella vita quotidiana, e allora non lo possono fare. Ma per vedi, è una questione che la società imploda, non lo possono fare. È una questione annosa che nella filosofia è stata trattata, no? Cosa distingue lo Stato da una banda di ladroni? Fondamentalmente veniva citato l'esempio di Alessandro Magno, di fronte al quale veniva portato un pirata fenicio e gli veniva chiesto: ma perché tu vai in giro con le tue navi a depredare, a attaccare le coste, a uccidere le persone? E lui rispondeva: beh, ma io lo faccio per la stessa ragione per cui lo fai tu, solo che tu lo fai con una grande flotta e un grande esercito e sei chiamato imperatore, io lo faccio con 4 navi e pochi uomini e sono chiamato pirata. Certo, questo era la differenza. Esattamente quello. Per cui, per evitare di essere chiamati banditi, ma questo gliene frega fino a un certo punto, ma soprattutto di perdere il controllo sulla società, che deve rimanere il più possibile tranquilla e obbedire agli ordini senza mettersi in testa strane idee, devono ricorrere ad una narrazione basata su dei principi, un costrutto narrativo, una sceneggiatura, buonisti, praticamente buonisti, no? Noi facciamo la guerra per difendere la libertà, e invece, beh, ma ci sono dei nazisti, e vabbè, forse sì, ma sono buoni. E perché sono buoni? Ma qui però io nel libro poi ho analizzato, sì, c'è nazisti buoni o nazisti utili, è il capitolo, ma non possono molto dirci utili. Non possono dirci utili, perché se ci dicono utili, allora tutta la narrazione pregressa su Auschwitz come male assoluto, se tu sai che sono cattivi, ma li utilizzi per uno scopo politico materiale, pratico, immediato, assorbire l'Ucraina nella NATO, allora tutta quella narrazione dove la possiamo mettere? A che cosa è servita? Perché allora è stata anche quella forse un mezzo di controllo sociale. Guardate che su questa storia dei nazisti buoni, loro hanno completamente, intendo il mainstream, ha completamente, definitivamente gettato la maschera. Ha gettato la maschera e si è rivelato per ciò che è, ovvero
una sorta di armata Brancaleone completamente illogica, pronta a violare continuamente il principio di non contraddizione e a dire e qualsiasi cosa pur di arrivare a tutelare interessi di parte ben precisi. Infatti, nel momento in cui è stato fatto notare anche agli interpreti e agli operatori del mainstream, ma cosa state dicendo? Ma qua i nazisti buoni? E è stato fatto notare attraverso un ragionamento, un'argomentazione, una decostruzione lineare di questa narrazione del nazismo buono. E loro cosa hanno detto? Qual è stata la risposta? Alt, lasciamo perdere la complessità. Cioè sono arrivati a questo punto, cioè nel momento in cui non riuscivano più a rispondere, assolutamente, no? Non riuscivano più a rispondere alle argomentazioni che decostruivano il mito mediatico posticcio, grottesco, del nazismo buono, cosa hanno detto? Vabbè, forse è pure vero, ma lasciamo perdere la complessità, non è il tempo della complessità, questo è il tempo di schierarci, perché se si vanno poi a fare discorsi sulla complessità si perde di vista quello che è l'obiettivo. E l'obiettivo qual era? Ovviamente irrealizzabile sin dal primo giorno: distruggere la Russia, smembrarla. Era l'obiettivo dichiarato. E attraverso la distruzione e il controllo del territorio della Russia, schiacciare la Cina. Certo, infatti questa è una guerra USA-NATO-Cina per interposta Russia, è una guerra USA-NATO-Russia per interposta Ucraina, è un conflitto regionale russo-ucraino, ma è anche e soprattutto, perché scaturisce da lì, una guerra civile ucraina che è stata fomentata, preparata, istigata, le cui condizioni sono state poste in essere da 25 anni, forse anche di più, di intervento straniero occidentale in quel paese. Sì, allora l'intervento occidentale è, addirittura esiste fin dai tempi immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, sì. Perché proprio gli ucraini che parteciparono alle formazioni dell'UPA, dell'OUNC, ultranazionalisti complici degli stermini, anzi attori principali della messa in opera degli stermini delle minoranze non solo ebraiche ma anche polacche, anche in parte ungheresi, e politiche, perché sterminarono moltissimi comunisti proprio visti come nemici loro, civili intendo, non militari. Ecco, questi fuggirono poi di fronte all'avanzata dell'Armata Rossa, fuggirono in Occidente, molti in Canada, da cui poi alcuni storiografi legati a loro riscrissero i documenti con i quali attestavano che in realtà quei nazionalisti in realtà erano nemici del nazismo, avevano combattuto contro Hitler e contro l'Unione Sovietica e non erano assolutamente coinvolti con l'antisemitismo e lo sterminio degli ebrei. Ecco, questo di fatti furono la riscrittura della storia operata da questi lidi dove erano approdati appunto i nazisti di allora. Uno di questi, tra l'altro, la nipote di uno di questi, credo che sia ministro nel governo canadese attuale, tra le altre cose. Tant'è che arrivarono anche a premiare uno di questi come con la medaglia, no? Se non sbaglio, addirittura l'applauso di tutto il Parlamento. Poi si sono dovuti ricredere perché casualmente ci sono delle comunità ebraiche lì che hanno buona memoria ancora e hanno detto: no, guardate che da quanto risulta a noi che fummo le vittime, risulta altro legato a questa storia. Ebbene, l'impegno dell'Occidente in Ucraina partì da allora con le formazioni finanziate, armate dall'Occidente, che agivano all'interno dell'Unione Sovietica
proprio per mantenere un piede all'interno dell'organizzazione, infiltrare spie nella macchina di governo sovietica che vedeva nell'Ucraina una delle roccaforti, tra le altre cose, il Partito Comunista Ucraino era un cardine del potere, della macchina del potere sovietico, tant'è che espresse due segretari del KUS, Khrushchev prima e Brezhnev in seguito. Quindi non era uno stato sfruttato dall'Unione Sovietica, ma era lo stato, credo, la regione più avanzata e economicamente più avvantaggiata rispetto alle altre. Questo poi nel 91, invece, quando ottennero l'indipendenza dall'Unione Sovietica, crollarono, non si rialzarono più, fu un decadimento continuo. Comunque è interessante questa cosa che l'Occidente mantenne sempre questa organizzazione pronta a entrare in azione e lo fece nel 91. Quindi organizzarono il referendum per l'indipendenza dell'Ucraina che a distanza di pochi mesi dal precedente ribaltò il voto, di fatto. Ribalto il voto perché noi ricordiamo che il 17 marzo 1991 ci fu un referendum pansovietico, cioè che si tenne in tutta l'Unione Sovietica, sul mantenimento dell'Unione e i sì al mantenimento dell'Unione sfiorarono l'80% a fronte di una partecipazione elettorale molto alta. I no vinsero solo, guarda caso, nei feudi elettorali di Boris Yeltsin in Russia, ad esempio a Sverdlovsk, e in alcune zone appunto dell'Ucraina occidentale. Sì. Mentre su tutto il resto dell'Unione Sovietica i sì prevalsero. Guarda che nel 1995 la Duma russa ha denunciato il trattato di Belovežska-Japutska dell'8 dicembre 1991, che decretava la fine dell'Unione Sovietica, e l'ha denunciato come illegale poiché è basato su un presupposto che violava la volontà popolare, la volontà popolare che si era espressa nel marzo del 1991 a favore del mantenimento dell'Unione Sovietica. È stato un tradimento politico della volontà popolare liberamente espressa in un referendum il cui esito non lascia neanche adito a molti dubbi. Ecco. E invece l'8 dicembre 1991 tre uomini, tre, di cui oggi non c'è neanche più traccia perché, due, perché sono preso tutti e tre morti, ma dopo pochissimi anni non erano già più al potere. Boris Yeltsin, che rimase al potere fino al 1999 in rappresentanza della Russia, Leonid Kravchuk, che era il presidente ucraino, ma che nel 1994, cioè 3 anni dopo la firma di quegli accordi, fu bocciato alle elezioni, e Stanislav Suskevich, che era il presidente della Bielorussia, che anche nel 1994 fu sconfitto, e non, anzi non si presentò neanche alle elezioni, perché la sua piattaforma politica era talmente impopolare che vabbè, non avrebbe neanche raccolto consensi, e firmarono in una cornice surreale, tra fiumi di vodka e battute di caccia, decretarono la fine dell'Unione Sovietica senza nemmeno avvisare di ciò che stavano facendo il presidente dell'Unione Sovietica, che era Gorbaciov. Avvisarono prima il presidente americano George Herbert Bush rispetto a Gorbaciov. Questo fu un vero e proprio colpo di Stato, un golpe bianco. Un golpe bianco in tutti i suoi crismi, che mise fine a uno Stato contro la volontà popolare e senza aver neanche avvisato, senza neanche aver messo al corrente di quello che stava accadendo il presidente di quello Stato. Chi erano gli architetti della dissoluzione dell'Unione Sovietica? I collaboratori più stretti di Boris Yeltsin del periodo, soprattutto un tale Gennadij Burbulis, già professore di marxismo-leninismo all'Università di Sverdlovsk, che poi è passato armi e bagagli sulla altra sponda politica, che consideravano
lo scioglimento dell'Unione Sovietica come un viatico, uno strumento, una via per arrivare a fare degli affari colossali a livello individuale, personale, di fazione politica. Infatti li hanno fatti veramente gli oligarchi, poi, che erano non a caso legati a questa cerchia di potere, sì, al clan. Hanno costruito le loro fortune, una cleptocrazia di massa in Russia e in Ucraina. La Bielorussia si è salvata da questo processo di autodistruzione, di autosaccheggio delle proprie delle risorse pubbliche, di svendita, di privatizzazione delle risorse nazionali e statali, e solo per il fatto che nel 1994 ha eletto, il popolo bielorusso ha eletto un presidente contrario a questa svendita del patrimonio pubblico e contrario anche alla svendita della dignità nazionale. Per cui la Bielorussia che è ha l'attuale evitato ancora. L'attuale presidente Lukashenko, che non a caso è stato poi sempre rieletto trionfalmente in tutte le altre votazioni che ci sono state dal 94 al 2020, sebbene sia stato bersagliato di tentativi occidentali di rivoluzione colorata. Ricordiamo la rivoluzione dei jeans, la rivoluzione quella del 2020, non so come diavolo, sì, non l'avevano perché chiamata prima di Maidan il bersaglio dei media mainstream indicato era proprio il presidente bielorusso, non quello ucraino che era dato per già risolta la questione ucraina. Veniva chiamato l'ultimo Lukashenko, l'ultimo dittatore in Europa, no? Sebbene presidente eletto. E lui ha avuto questa lungimiranza di salvare l'industria sovietica presente in Bielorussia, che è rimasta intatta attraverso i decenni, e di fatto la Bielorussia vede la sua popolazione vivere in uno stato di piena occupazione, di relativo quindi benessere, non hanno tutti i servizi che gli occorrono per vivere, e questo solamente grazie al fatto che rifiutò le dottrine ordoliberiste che invece Yeltsin abbracciò, distruggendo il paese. Il crollo demografico degli anni 90 è qualcosa di epocale, mai visto in precedenza nei paesi del mondo, ecco. I più poveri paesi hanno una gran natalità, la distruzione, la mancanza di fiducia nel futuro, la depressione di un'intera popolazione di fronte a una distruzione di tutto quello che era il loro stato e la loro economia, lasciò questo segno indelebile che ancora oggi la Russia rincorre con varie misure per cercare di colmare questo buco demografico che è stato causato negli anni 90. È molto interessante questo passaggio. C'è un altro capitolo che avevo visto che era molto bello. Quindi perché i russi non vogliono essere liberali? È una domanda questa, caro Stefano, che necessita, per dare una risposta onnicomprensiva, di molto tempo e di molte pagine. Infatti in questo libro ho dedicato una settantina di pagine a cercare di rispondere a questa domanda, che è una domanda molto complessa in sé. Può essere letta come una domanda molto tranchante, in realtà c'è tutta la storia russa dietro questa domanda, e proprio per cercare di rispondere in maniera ancora più esauriente sto scrivendoci un altro libro. Sto scrivendo un altro libro che affronta in un capitolo ad hoc il tema dell'identità russa a partire dall'eredità bizantina. Noi la chiamiamo bizantina, si dovrebbe parlare di identità dell'impero romano d'Oriente, se proprio vogliamo dare un significato un po' più così inscritto in una connotazione regionalistica, ecco, geografica, ma dell'impero romano d'Oriente, di Costantinopoli, la seconda Roma, e poi anche l'eredità dell'impero gengiscanide, che influì molto sulla storia russa e sulla formazione della mentalità dei russi. Ecco, secondo me, per rispondere a questa domanda in maniera esauriente occorre
individuare appunto la risposta nella eredità imperiale bizantina, chiamo così per semplificare, e Gengis Khanid. Dall'unione di queste due eredità scaturisce la risposta. Ma io credo che una delle tante risposte possibili sia appunto questa: la Russia come erede dell'impero dei Cesari e dei Basilei. E se uno studia la storia dell'impero romano d'Oriente, capisce perfettamente che il liberalismo, con la struttura russa e la struttura dell'impero romano d'Oriente, che, di cui la Russia di fatto è erede storico, erede politico, erede spirituale, l'ortodossia, no? Poi ci torniamo magari, capisce perfettamente che il liberalismo inteso come autogoverno dei ceti ricchi non possa assolutamente fare breccia nell'immaginario russo, sì, o meglio l'ha fatto per un breve periodo. Questo è interessante, ti fermo un attimo perché è un concetto interessante, perché da noi sta succedendo proprio questo, e cioè intendendo per ricchi non le persone ma le corporazioni, e cioè i fondi di investimento, i mercati, che stanno espropriando di fatto della democrazia, hanno espropriato di fatto della democrazia le repubbliche, i paesi democratici, la sovranità popolare delle popolazioni. Ricordiamo che la nostra Costituzione dice la sovranità appartiene al popolo, puntini puntini, e poi prosegue, ma non ai mercati. Quindi se un Parlamento decide un provvedimento, non è accettabile che qualcuno dica i mercati non lo gradiscono, perché i mercati non hanno e non dovrebbero assolutamente avere potere di indirizzo nelle politiche degli stati, e invece dovrebbero essere soggetti al controllo e all'indirizzo delle democrazie, cioè delle volontà popolari. Da questo punto di vista invece noi viviamo una realtà palesemente opposta, in cui sono i paesi a doversi adeguare, perché noi siamo profondamente influenzati dalla cultura protestante, che ha dato poi origine al capitalismo, e dunque a privilegiare una forma di governo che sempre per il solito motivo che si deve edulcorare, no? Viene chiamata repubblicana, in realtà è oligarchica, non c'entra niente la forma di governo repubblicana, monarchica, con un altro discorso, oligarchica. Mentre invece i russi, che sono in larga parte ortodossi, anche se la Russia è un impero eurasiatico multinazionale, multilinguistico e plurireligioso, per cui attenzione, anche quando si parla di nazionalismo russo bisogna fare molta attenzione, perché il nazionalismo russo è, laddove viene interpretato in un'accezione etnica, è contro la Russia. La Russia vede tra i suoi nemici della Russia chi sono? I liberali, i nazionalisti etnici e gli atlantisti, ovviamente. C'è una grandissima distinzione che spesso lo stesso presidente Putin ha fatto: il nazionalista e il patriota. Certo, perché il nazionalismo etnico in Russia è funzionale alla disgregazione dello Stato. Esattamente. E infatti chi è che anche in Occidente così cavalca un po' le istanze dei nazionalisti etnici, che pure sono presenti in Russia? Beh, chiaramente. Certo. Navalny, quelli che vogliono. Infatti Navalny. Perché poi bisogna anche distinguere: il panslavismo è ancora un'altra cosa. Però personalmente sono contrario anche al panslavismo, perché io penso che la Russia, intesa come grande spazio, non sia un paese interamente declinabile in senso slavo. L'Unione Sovietica non era un paese slavo, ma quando mai? Era un paese dove c'erano nazionalità di vario tipo, anche non russe, non slave. Cioè, per cui il panslavismo è rischioso, eh? Perché sì, il panslavismo vuole imporre con la forza un'unità che poi alla fine si riduce di fatto a una sorta di nazionalismo allargato, diciamo. E infatti, ma soprattutto
a una costrizione, costruire un'unione di forze, di stati, di paesi, sulla base di un principio coercitivo può essere molto rischioso. Per cui anche il paslavismo, infatti, rispetto al neobizantinismo, no? Che infatti Leontiev, il teorico del neobizantinismo, Konstantin Leontiev, che viene definito lo Spengler russo, ma è molto più probabile che Spengler sia il Leontiev tedesco, visto che è nato dopo, per cui anche questa, sempre questa visione eurocentrica, no? Ma comunque, a parte questo, Leontiev dice attenzione al panslavismo, attenzione sia al panslavismo che lui sia al liberalismo. No, era il 1800 e la metà del 1800 il liberalismo prendeva piede in Europa. Leontiev diceva no, assolutamente, né l'uno né l'altro. Nel nazionalismo, il nazionalismo etnico è separatista ed è profondamente intriso di esclusivismo, cioè il nazionalismo etnico esclude le altre nazionalità. Infatti i vari Navalny, i vari partiti politici in Russia, ce ne sono che propugnano il nazionalismo etnico. Cosa vogliono? Qual è la loro piattaforma? Una Russia più piccola, senza il Caucaso. Ah, beh, grazie, senza il Caucaso, che è la principale fonte di entrata petrolifera ed è un paese, ed è una regione strategica, senza l'Asia centrale. Senza allentando i rapporti con l'Asia centrale ex sovietica, cioè con i paesi dell'ex Unione Sovietica che più avevano manifestato già all'epoca, nel 91, la volontà di rimanere in qualche modo legati all'URSS. E invece si dice costruiamo un sistema di frontiere sempre più capillare con questi paesi. E questo naturalmente costituirebbe un'ulteriore ritirata. Ecco, una Russia nazionalista in questo senso sarebbe una Russia che si riduce nuovamente a quello che era il Principato di Esatto. Moscovia nel XV secolo e l'Occidente sarebbe ben contento di tutto questo. Infatti appoggia molto questi partiti nazionalisti che però in Russia hanno poco appeal, ecco. Sì. Ecco, E il specifichiamo panslavismo. appunto quando dicono l'opposizione a Putin, Navalny. Navalny non è mai neanche arrivato al 2% quando si è presentato. Il panslavismo allo stesso modo però dice ok, uniamo l'ex Unione Sovietica, riuniamo l'ex Unione Sovietica, ma è nell'ambito di una prevalenza culturale, giuridica, politica, etnica russa e anche questo provocherebbe dei conflitti, esaspererebbe i conflitti laddove ci sono e ne provocherebbe altri. Mentre invece l'eurasiatismo, che tra l'altro per molti anni è stata anche, ma penso tuttora, uno dei punti di riferimento del Partito Comunista della Federazione Russa, che è un soggetto politico che nei miei libri cerco sempre di analizzare al meglio perché è veramente interessante. Ecco, il neo-eurasiatismo cosa dice? Innanzitutto fa riferimento non a una religione particolare quando parla di spiritualità, ma alle religioni tradizionali dell'impero. Quali sono? Cristianesimo, ortodosso, ma anche di altre confessioni. Islam, in Russia ci sono 20 milioni di musulmani e non sono immigrati, sono lì da secoli. Ebraismo e buddismo. Dunque si parla di religioni tradizionali messe sullo stesso piano. In più si parla nel neo-eurasiatismo di un'unione, di una ricostruzione di uno spazio, di un grande spazio geopolitico basato su un principio di volontà condivisa e dove tutte le nazionalità possono godere degli stessi diritti e dove non vi deve neanche essere una lingua ufficiale. Il russo non è mai stato la lingua ufficiale dell'Unione Sovietica, era la lingua di comunicazione interetnica. Poi ognuno parlava cosa voleva, certo il russo era la lingua che si utilizzava di più perché era, beh, quella più prestigiosa a livello sociale, ma anche quella che ti aiutava a costruire legami di tipo lavorativo Sì, non è o mai stata imposta come unica tra lingua. le. Però no, non è mai stata neanche codificata come lingua ufficiale o lingua di Stato, eh? Lingua della comunicazione interetnica, ovvero un tagico che faceva il militare a Mosca e doveva parlare russo per farsi capire in caserma. Ma quando tornava in Tagikistan, se gli interessava parlare tagico, nessuno glielo vietava, anche se chiaramente
il russo era ed è tuttora nell'ex Unione Sovietica la lingua della comunicazione interetnica, perché è la lingua che mantiene il prestigio sociale più elevato, perché è la lingua della Repubblica, della federazione più grande all'interno dell'ex Unione Sovietica. Ma infatti, tra le altre cose, nella Repubblica Federata di Crimea la lingua non c'è una lingua ufficiale, ci sono alcune minoranze linguistiche, tipo i tatari, eccetera, ma negli uffici pubblici, se uno parla tataro, gli viene risposto in tataro, se parla ucraino, gli viene risposto in ucraino. Non c'è l'imposizione di una lingua, è tutto il contrario di quello che avviene invece nel regime ucraino sottoposto agli ultranazionalisti. Perché quello è un nazionalismo di tipo etnico. Esatto. Esatto. È molto diverso dal patriottismo russo. Il patriottismo russo è di matrice imperiale. L'impero romano d'Oriente non era un impero greco. Ecco, adesso dicono che hai detto che la Russia è imperialista. No, no, ho detto che è un impero, esatto. Ho detto che è un imperialismo. No, c'è una differenza enorme. La Russia è il katekon, è la forza che frena. No, secondo la spiritualità ortodossa, la spiritualità religiosa, che comunque ha una sua rilevanza anche nella tradizione, nella formazione culturale di un popolo, è l'erede dell'impero romano d'Oriente, che già l'impero romano d'Oriente si proclamava il catecon, cioè la forza che frena il ritorno dell'anticristo sulla terra. Questo lo dicevano loro, lo dicevano già i monaci, i patriarchi bizantini. E la attenzione, terza Roma. La terza Roma, la profezia del monaco Filofei di Pskov. Due Rome sono cadute, Mosca è la terza, una quarta non vi sarà. Ciò detto, la costruzione nazionale dell'Unione Sovietica non è mai stata nazionalista, cioè non è mai, le repubbliche, anzi, è stata data molta autonomia alle repubbliche, anche infatti. Come si vede, poi questa autonomia repubblicana ha poi decretato, di fatto causato e la per fine molti dell'Unione aspetti Sovietica. Determinato sì, uno spezzettamento su linee di confine, linee di faglia che erano state disegnate da Lenin e che erano sempre state riconosciute. Pensate che all'ONU la Bielorussia e l'Ucraina avevano il loro seggio, ovvio, perché qui c'è così l'Unione Sovietica, ne ha tre. Però c'era una vera e propria autonomia, all'interno dell'Unione Sovietica, poi mediata da tanti aspetti che guardate che i paesi baltici hanno dichiarato la loro secessione sulla base di un principio, di una legge che era presente nella Costituzione dell'Unione Sovietica. Non è che si sono inventati qualcosa, per cui l'Unione Sovietica prevedeva addirittura, e tant'è vero che l'esperienza empirica lo dimostra, la possibilità di secessione alle repubbliche federate, e infatti c'è stata. Per cui l'imperialismo è un'altra cosa. L'imperialismo è un'altra cosa. L'impero russo ha nella sua storia attraversato momenti di espansione che possono anche soprattutto nel momento della colonizzazione della Siberia, eccetera, essere considerati anche imperialisti. Però la Siberia era uno spazio particolare, credo un po' unico al mondo, per cui bisognerebbe sempre valutare tutte gli eventi e tutte le dinamiche a seconda degli scenari precisi, contestualizzarli, no? La Siberia era il far est, il selvaggio est, no? E non c'erano stati veri e propri nella Siberia, era un territorio ancora largamente inesplorato. Però la Russia poi è stata in numerose occasioni sotto attacco dell'imperialismo, in numerose occasioni. Vogliamo parlare di Napoleone? Vogliamo parlare della guerra di Crimea, la prima guerra di Crimea, no? In realtà sarebbe la seconda, perché ce n'è stata una alla fine del X secolo, da cui poi è scaturita la conversione, no, del principe Vladimir di Kiev, eccetera. Ma la guerra di Crimea, che a noi è più vicina, quella del 1853-56, vogliamo parlare dell'intervento... Dove partecipammo noi piemontesi, tra infatti, altre cose. Infatti, vogliamo ricordare l'intervento alleato contro i bolscevichi dopo la rivoluzione d'ottobre, per l'obiettivo dichiarato da Churchill, soffocare in culla l'Unione Sovietica, no? La rivoluzione d'ottobre, e
per soffocare in culla bisogna mandare qualcuno che soffochi. Infatti ci fu un contingente militare occidentale, c'erano anche delle truppe cieche. C'era sbarcato a Vladivostok, sì, se sì, non sbaglio. Sì. Truppe cieche, intendo di nazionalità, ecco, anche se poi persero, per cui e che cercarono appunto di ostacolare la rivoluzione ottobre. Poi il nazismo e l'Afghanistan. L'Afghanistan non è stata una guerra voluta dall'Unione Sovietica, è stata una guerra che l'Unione non Sovietica fu neanche un'invasione, attenzione. Ha combattuto suo malgrado, perché è stata un'invasione, sì, un'invasione da parte di miliziani jihadisti, finanziati, addestrati, preparati nelle madrasse del Pakistan. Pagati ovviamente dai soldi sauditi, dai soldi della CIA, dai soldi, e addestrati dal servizio segreto pakistano, l'ISI, International Service Intelligence, per attaccare il ventre molle dell'Unione Sovietica, l'Asia centrale. E l'Unione Sovietica ha mandato delle truppe in Afghanistan per cercare di arginare questo tentativo di invasione. Su richiesta dell'allora presidente. Certo, perché l'Afghanistan era un paese laico. E quando si fa la retorica strappalacrime sulle donne afghane che non possono andare a lavorare, non possono togliersi il burqa, beh, potevano. Non avevano il burqa negli anni 60-70. Ci sono delle foto molto belle delle donne afghane che sono vestite più alla moda di quelle di Milano negli anni 60-70, e donne di Kabul, ovviamente, immagino quelle un po' benestanti, in campagna le cose magari erano diverse, anzi sicuramente, però nessuno vietava alle donne afghane di vestirsi come volevano, di studiare quello che volevano e di lavorare laddove avevano le competenze per poterlo fare, in tutti i settori, fino al 1992. Poi, da quando l'Unione Sovietica si è ritirata, da quando il governo laico e socialista dell'Afghanistan è stato rovesciato, le cose sono un po' cambiate. Ma chi è che ha fatto di tutto? Chi è che ha investito miliardi di dollari per rovesciare quel governo? Chi lo ha fatto? Lo hanno fatto coloro i quali Brzezinski ha definito i nostri figli di puttana nell'area, cioè i talebani, i mujahideen, questa sorta, questi gruppi jihadisti. L'integralismo islamico è infatti un fenomeno estremamente recente nella storia, perché è stato creato appunto per essere utilizzato. Beh, ma guarda che Brzezinski nel 2001 rilasciò un'intervista al settimanale francese Le Nouvel Observateur, il Nuovo Osservatore, in cui disse l'abbiamo preparata noi la trappola afghana ai sovietici, e quando l'intervistatore gli disse ma insomma, però avete anche aperto il vaso di Pandora di questo fondamentalismo islamico sintetico, e lui fa ma preferivate i comunisti? Questa è stata più o meno la risposta, per cui è certo Brzezinski preferiva quelli, cioè gli islamisti, perché gli islamisti, per quanto riguarda il discorso economico, erano liberisti. Tant'è vero che poi hanno lasciato entrare gli americani, hanno fatto grossi affari con loro, e però era questo che interessava sostanzialmente agli Stati Uniti, che non vi fosse più una presenza comunista in Asia centrale, in Afghanistan, e che l'Unione Sovietica patisse, perché Brzezinski aveva detto: l'Afghanistan è una ferita continuamente sanguinante nel fianco dell'Unione Sovietica che fiaccherà, demolirà a lungo andare l'Unione Sovietica. E questa è storia, questa è storia. Io non sono neanche comunista, però è storia, non posso raccontarla in maniera diversa. È andata così. Che poi a qualcuno abbia fatto piacere, a qualcuno è un altro discorso. Ma il motivo è stato questo. L'Unione Sovietica è stata attaccata da più fronti, su più fronti, per quasi tutta la sua storia, e non è stato l'unico paese socialista ad essere attaccato per tutto il corso della sua storia. C'è uno studioso americano, che tra l'altro era anche un operativo, ecco, perché si chiamava William Bloom, non so se sia mancato o se sia ancora vivo, però lavorava al Dipartimento di Stato, poi si è dimesso perché ha detto ne sto vedendo troppe, non ce la faccio più a digerirle, e una va bene, due vanno bene, tre, 50, 100.000 veramente
la sua coscienza era stata messa a repentaglio, la sua, e si è dimesso, ma ha scritto un libro che si intitola Il libro nero degli Stati Uniti, che è un libro di 800 pagine in cui da insider racconta tutto in maniera documentata, non è una narrazione così, tra l'altro molto agevole, è un libro di saggistica, ma scritto da una persona che lavorava al Dipartimento di Stato. E cosa dice Bloom? Dice: a nessun paese socialista è stato consentito di morire di morte naturale. Sono stati tutti assassinati. Qualcuno è sopravvissuto, tipo la Cina, Cuba, quelli che invece erano più vulnerabili sono stati assassinati. Qualcuno è anche risorto, ad esempio il Nicaragua, perché i paesi non sono proprio esseri umani, no? I governi possono anche riproporsi in... Sì, basta vedere che cosa ne stanno facendo ancora oggi al Venezuela. Infatti, il Venezuela è l'esempio drammatico ma tipico. Quanti colpi di Stato sono stati attuati in Venezuela dall'imperialismo? Non è mai riuscito nessuno, ma quanti sono stati attuati dal 2002 a oggi? Se ne contano veramente tanti, l'ultimo è del 2019, fallito miseramente, ma intanto... È ridicolo veramente, me lo ricordo. Sotto l'amministrazione Trump, tentato. E il bello, noi siamo nell'epoca del grottesco, il bello, il ridicolo è che il presidente... insediato, neanche insediato, ma indicato da Trump, è stato riconosciuto a livello internazionale, anche dal quello dai è stata una cosa umiliante per noi, per cui devi andare umiliante. A trattare con questo qui che Guaidó. Non è nessuno, e con se parli Guaidó con Venezuela... ancora il presidente riconosciuto dall'Unione Europea, perché non mi risulta che sia stato disconosciuto, ma è come se, non so, io abito ad Asti, come se le città limitrofe, per parlare col sindaco di Asti, dovesse venire da me, che non sono neanche consigliere comunale, cioè, sì. E non conto un caso, però per dire, noi arriviamo a questo punto di sottomissione, di subalternità, arriviamo a negare addirittura, da qui torna il discorso sui nazisti buoni, l'evidenza, la razionalità, il principio secondo cui la realtà è una e va riconosciuta in quanto tale. Noi invece cerchiamo di concentrarsi su una rappresentazione, costruiamo una rappresentazione della realtà totalmente fittizia, diciamo la realtà è quella, il presidente è quello lì. Anche con la Bielorussia, taluni stati dell'Unione Europea riconoscono una certa Tikhanovskaya come presidente eletto, ma questa vive in Lituania, non è mai stato presidente di niente, ha perso le elezioni, non rappresenta nessuno in Bielorussia, eppure il presidente è quello. Sì, poi c'erano, dunque, avevo calcolato che la più grande manifestazione organizzata a sostegno della Tikhanovskaya aveva raccolto in tutto il paese circa 30.000 persone. Ora, dire che fosse il paese in piazza è davvero un'esagerazione, ecco. Tutte le altre poi furono via via scemando sempre meno numerose, ma fu veramente una rappresentazione ridicola di quello che doveva essere una volontà popolare che si esprimeva attraverso la piazza, che solamente noi vedevamo, ecco. Era un'idea di grande spazio, plurilinguistico, multireligioso, multinazionale, che può anche che è unificato da un'idea forza comune. La Russia è stata zarista, è stata socialista, adesso con Putin c'è addirittura un altro tipo di ideologia, anche sebbene non esista un'unica ideologia di Stato, però si sta configurando in qualche modo un'idea forza che tiene insieme la Russia, anche e soprattutto da quando è cominciata l'escalation in Ucraina, mentre l'imperialismo è una volontà di dominio, legato anche a determinati interessi, per cui è qualcosa di diverso, sono due configurazioni, due categorie diverse, tendenzialmente possono anche non coincidere e anzi escludersi a vicenda. Ascolta, prima di parlare di Putin, del discorso che ha fatto appunto ieri, che c'è stato un passaggio importante dopo tra l'altro le visite epocali, su quello ti chiedo anche un parere, che ci sono stati in Medio Oriente, ecco, tu nelle conclusioni scrivi: aspettando il dottor Stranamore. Che cosa stiamo aspettando? Il dottor Stranamore è già tra noi praticamente, nel momento in cui è stata sdoganata la,
la guerra atomica, la possibilità di una guerra atomica è stata sdoganata come parte di questa nuova normalità, la guerra atomica. Ci è stato detto nel 2022, in questo clima surreale di esaltazione collettiva e di caccia al mostro russo, all'orco russo, ma d'altronde la russofobia non è qualcosa di nuovo, è un vizio dello spirito vecchio di mille anni e che si è incarnato in diverse forme. Ebbene, in quel periodo del 2022 ci è stato detto che la guerra atomica, in fin dei conti, si è fatta per difendere la democrazia e la libertà, ovvero gli interessi della NATO, è qualcosa di sopportabile, di tollerabile, di necessario, magari un male necessario, per carità, ma comunque un sacrificio a cui dobbiamo andare incontro e magari senza neanche... Un sacrificio che sono disposti a farci fare. Sono disposti a farci fare, un sacrificio che sono disposti a farci fare e che dobbiamo affrontare con... così anche lo spirito di chi dice, beh, ma lo facciamo per una causa nobile, no? Difendere la democrazia, la libertà, la giovane democrazia ucraina attaccata dall'orco russo, per cui mettiamo lo scotch alle finestre, stiamo in casa, ingoiamo un pillolino, stiamo chiusi una settimana. Di odio, andrà tutto bene, in realtà, vabbè, poi ci facevano vedere una trasmissione sulla Rai, tra l'altro, pagata con soldi pubblici, in cui facevano vedere che praticamente facevano una prova del vento con un ventilatore, un piccolo ventilatore, due palloncini su cui avevano messo dei brillantini, dicevano, vedete il vento, se il vento tira da una parte, questa è la bomba atomica è questa, un palloncino ricoperto di brillantini, e qua c'è il vento, poi con un ago bucavano il palloncino e il vento mandava nella direzione opposta i brillantini. Cioè, vedete, le scorie radioattive possono tornare sulla Russia, per cui e non rimanere sì, invece se vengono da noi siamo a posto, ecco. Per cui cos'è che dicevano? Vedete, la Russia non utilizzerà mai la bomba atomica in Ucraina, perché se la dovesse utilizzare sarebbe un boomerang, avrebbe un effetto boomerang e di fatto sarebbe come se la tirasse addosso da sola, e per cui dicevano, vedete, per questa ragione il potenziale atomico russo è inutilizzabile, è qualcosa di cui i russi non possono... Non c'è da aver paura della bomba, ma peggio ancora, cioè, i russi non possono contare sul loro arsenale nucleare, perché gli si ritorcerebbe contro proprio l'effetto che loro desidererebbero invece scatenare contro un paese nemico, no? È come se la tirassero addosso da soli, dicevano. Per questo l'arsenale bellico russo è solo propaganda. Ma io infatti condivido l'idea che la Russia non abbia neanche in mente di usare un ordigno nucleare in Ucraina. Certo. Perché distrugge il suo territorio anche in Ucraina, nel senso che una volta finita la guerra la Russia deve ricostruirlo quel territorio, quindi parliamoci chiaro. E arriviamo così, quindi siamo arrivati alla scomparsa della paura dell'atomica, forse come sprone ad agire, no? Sì, siamo arrivati alla scomparsa del collegamento con la realtà, esatto. Del rapporto con la realtà, per cui non so, devi avere paura dei russi che arrivano in Polonia, ma non devi temere il fatto che se vai a invadere la Russia, questa possa anche difendersi con tutte le armi che ha a disposizione. Cioè, devi temere quello che non è possibile, non è in nessun piano bellico, strategico russo, potrebbe esserci in qualche fumetto, in qualche racconto di fantapolitica, ma nella realtà non esiste, e però non devi temere ciò che invece è reale, è possibile ed è anche così realizzabile, appunto, nel momento in cui forzi la mano in una direzione, nel momento in cui accerchi la Russia e ne metti a repentaglio la sicurezza e la sopravvivenza. Tra l'altro, già l'ingresso della Polonia nella NATO nel 1999 è stato di fatto una sorta di atto di guerra contro la Russia, solo che all'epoca la Russia era altra cosa rispetto ad oggi e non ha protestato più di tanto. Però sì, ricordiamo gli accordi per l'unificazione della Germania, con le promesse certificate
dagli atti ritrovati ancora di recente sulle promesse fatte di non espandere la NATO, cosa che Certo. invece poi si sono rimangiati. Allora, Putin in questi giorni è stato molto attivo, ha fatto un viaggio prima negli Emirati Arabi, poi in Arabia Saudita, e poi rientrando in patria ha incontrato il presidente Raisi dell'Iran e ancora ieri è apparso in televisione rispondendo a un fuoco di fila di domande, ben 78, 4 ore e mezza impegnato a rispondere. Come vedi il personaggio Putin di fronte agli impegni internazionali e agli impegni interni? Che impressione ti ha dato? Quali sono stati i contenuti che ti hanno colpito, sia degli incontri che dei discorsi fatti in questi giorni? Ma innanzitutto lo vedo vivo, anche se ci avevano detto che era morto, È no? molto Attacco, malato, molto attacco di cuore. folle. E poi tra l'altro la descrizione, che tra l'altro era stata anche ripresa da tutti i media importanti occidentali di Putin, vittima di un attacco di cuore in fin di vita, Più dai eccetera. Più nostri, forse, dei da no. un giornale britannico, mi sembra, ma Sì. molti altri paesi non avevano poi riportato. Però per essere, cioè, a dire il vero, era incredibile questo. Vabbè, è chiaro, se un presidente di quel rango fosse colpito da un attacco di cuore, non ci viene detto tramite da un blog, per sentito dire, un blog poco chiaro, cioè, così misterioso per sentito dire. Ma un'altra cosa, la descrizione di quell'episodio era uguale alla descrizione, dell'episodio riguardante la morte di Stalin. Per cui, allora, se Putin è morto nello stesso modo in cui, oppure è in fin di vita, ridotto in fin di vita nello stesso modo in cui, lo è stato Stalin, cioè qualcosa cioè, anche solo per la legge dei grandi numeri, è un po' difficile che muoiano nello stesso modo. Vuoi dire che qualcuno ha perculato i media occidentali? Può anche essere, tra l'altro, proprio andando a raccontare, perché poi c'è anche tanta ignoranza nei media occidentali, è stato raccontato nella stessa dinamica, riguardante la morte di Stalin. Ma quanti imperatori romani ci sono stati? Nessuno è morto, cioè non ci sono due che siano morti allo stesso modo, anche quelli che pugnalavano non è che cadevano nella stessa posizione. Cioè, lì invece è stata praticamente una morte naturale identica. E già questo lasciava molto, 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 spazio ai sospetti, ai dubbi che non si trattasse di un racconto vero. E tra l'altro state anche abbastanza simpatici, tra virgolette, nell'inventarsi questa cosa uguale alla morte di Stalin. Cioè, simpatici, perlomeno, hanno fatto un gioco intelligente. Vediamo chi ci crede. Magari se qualcuno ha un po' di memoria Si storica, un po' pensa, di non era cultura, neanche il magari. primo di aprile. E infatti, però, innanzitutto è vivo. E poi è sicuro della sua posizione politica, e questo è anche un altro dato in controtendenza rispetto alla narrazione sul Putin, sempre sul punto di essere rovesciato da un golpe interno o incapace di mantenere il potere perché prigioniero di un covo di vipere che stanno macchinando contro di lui, un covo di vipere. No, la narrazione è pro-russa, covo invece di angeli, no? Per chi vorrebbe vedere Putin deposto. E poi soprattutto è un Putin che no, non è minimamente tornato indietro rispetto agli obiettivi, dell'operazione militare speciale, ovvero, la denazificazione, la smilitarizzazione e lo status di neutralità per l'Ucraina. Nonostante, da un anno e forse più, viene scritto sui giornali occidentali che questi obiettivi sono completamente saltati e i russi ne sono consapevoli, infatti non ne parlano più. In realtà ne parlano ancora e gli obiettivi non sono Sì, la saltati. narrazione occidentale è tutta ferma sul aprire i negoziati, convincere l'Ucraina a cedere i territori. Credi che alla Russia basti questo o lui ha indicato qualche cos'altro? No, lui ha detto chiaramente che Odessa è una città russa. Questa è una dichiarazione, questa è una
È una bolla papale? L'aveva già detto nel discorso del 21 febbraio 2022, che la Russia avrebbe fatto giustizia del massacro di Odessa. Ha citato espressamente Odessa. Oggi, dopo quasi due anni, si può dire sì, quasi due anni, ribadisce lo stesso concetto: Odessa è una città russa. Beh, ma in effetti, laddove la Russia volesse interrompere i progetti statunitensi di Intermarium, dovrebbe in effetti chiudere il Mar Nero, anche dal punto di vista dei confini territoriali. Beh, in questo caso dell'Ucraina non rimarrebbe davvero più nulla, e neanche dei progetti americani di Intermarium. Un risultato di quel tipo sancirebbe la sconfitta definitiva della NATO, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista geopolitico e soprattutto dal punto di vista dell'immagine. Ecco, la NATO uscirebbe depotenziata sotto il profilo anche dell'immagine, nel senso che... E in parte lo è già, perché sì, noi stiamo vedendo... Non fa più paura a nessuno. La sconfitta della controffensiva, il fallimento prevedibile, ma anche qui si parlava di successo assicurato. Su Repubblica parlava di successo assicurato della controffensiva ucraina grazie alle forniture militari della NATO. Ebbene, qualche mese dopo, anche se era evidente già qualche giorno dopo, forse ai più attenti, ricordo un articolo molto interessante del Washington Post, che prima ancora che cominciasse tutto diceva, guarda, e anche del The Telegraph, che dicevano: guardate che la linea di difesa preparata dai russi a Zaporozhye e a Donetsk è un qualcosa di mai visto nella storia contemporanea, cioè dalla seconda guerra mondiale in poi, forse anche da prima, non si sono mai viste delle linee di difesa così sofisticate. E infatti, ma poi c'è anche, ecco, vabbè, il fallimento della controffensiva ha generato di fatto il fallimento militare della NATO, perché è la NATO che ha dato tutto, è la NATO, esatto, che si è impegnata, abbiamo dato fondo a tutte le nostre riserve per prendere nulla, esatto, e adesso non c'è più nulla da dare. Ascolta, poi abbiamo visto appunto Putin passare quasi in trionfo le visite negli Emirati Arabi, in Arabia. Questo è un cambio epocale di quello che abbiamo visto nel secolo scorso e all'inizio di questo secolo, di fatto. Sì, è parte del processo di de-dollarizzazione e di costruzione di un ordine multipolare sulle ceneri del dominio americano. Guardate che anche la narrazione sulla Russia isolata, la Russia che si è inimicata persino la Cina, tutto funzionale a suscitare del tifo politico sportivo per convincere l'opinione pubblica che entro tre settimane sarebbe finito il conflitto con una sfarzosa parata a stelle e strisce sulla Piazza Rossa di Mosca. Non è così. Perché per settimane ci hanno detto: Pechino sta per mollare Mosca, la Russia e la Cina non sono mai stati amici, quando invece non era vero? Ma perché? Perché devono convincersi che la Russia era isolata? La Russia non è isolata, non può essere isolata la Russia. Qualcuno l'ha vista, cioè ha visto una cartina geografica, ha visto un mappamondo. Come si fa a isolare la Russia? Infatti bisogna tentare di smembrarla se vuoi isolarla. Se la lasci, esatto, nella sua dimensione eurasiatica, non la puoi isolare, perché se chiudi la porta da una parte si apre un portone dall'altro. Per cui il tentativo di convincere l'opinione pubblica che la Cina avrebbe chiuso i ponti con la Russia e che la Cina guardava con sospetto alla Russia, non era in alcun modo propensa a sostenerla, beh, è appunto una bieca operazione propagandistica per convincere l'opinione pubblica di quello che non era possibile. Così come c'è stato il tentativo di convincere l'opinione pubblica che la Russia era sconfitta. E poi adesso, ma io l'ho messo sul mio canale Telegram questa cosa, perché poi gli articoli che escono sono spassosissimi, no? Eccone qua, ce n'è uno che è comparso su... Ecco, questo qua, Natalie Tocci, no? Sappiamo che dice questo. No, sì, Natalie Tocci, no, ti prego. Sì, ma scrive questo. Mettilo un po' più sul lato.
Ok, così si vede. Perché adesso in questo. Ucraina? Natalia rischia di rischia, rischia di Rischia, cioè. vincere. Ma lo dice lei? Cioè, lei è quella che. No, ma per il personaggio va comunque caratterizzato. Lei aveva detto a Orsini che non poteva parlare di Russia perché non era mai stato in Russia. E Orsini le disse: allora lei non può parlare di Seconda Guerra Mondiale perché non ha mai Non ha mai visto vissuto della. mai vissuto Esatto. la Seconda Guerra Mondiale, non ha mai Figuriamoci visto. parlare di Napoleone. Ma lei, infatti, ma lei cosa rispose? Ah, certo, ma infatti io non parlo di Seconda Guerra Mondiale. No, Perfetto. non è drammatica una risposta di questo tipo, non è grottesca una risposta di questo tipo. Ah, certo, io non parlo di Seconda Guerra Mondiale. È peccato che il professore a scuola alle medie me ne parlasse, ma non Sì, o l'aveva quando visto. studiamo l'impero romano, chi mai c'è stato? Quindi perché lo Appunto, studiamo? ma se lei non parla di Seconda Guerra Mondiale, cosa fa? Si fa raccontare gli eventi della Seconda Guerra Mondiale solo da chi l'ha vissuta? E chi trova oggi? Ma No, ma la è Tocci patetico. ha mostrato di delegittimare di fatto ogni tipo di studio. Appunto, cioè come vengono selezionati? Ok, selezionare sulla base della fedeltà ideologica va benissimo, ma un minimo di preparazione anche di. Dovrà pure essere presente, altrimenti selezioni una che dice: ma io non parlo della Seconda Guerra Mondiale perché non l'ho mai vissuta. È un po' troppo, perché altrimenti io non so, leggo un libro sull'impero romano, ma è difficile che quello che l'ha scritto, a meno che non sia Sì, tacito, ma ecco, tu sia pensa, la stato professoressa, ad sull'impero esempio, romano. Mara Morini fa molti viaggi nei paesi ex sovietici, è una grande conoscitrice anche del mondo, della cultura di questi paesi, ma non si sognerebbe mai di dire, no, a una persona che si occupa comunque della materia, dei rapporti, della diplomazia, delle interazioni tra la Russia, ad esempio, l'Occidente. Ah, ma se lei non è mai stata in Russia non può parlare, ma ci sono i documenti, no? Lei per passione sua approfondisce questo tipo di studio anche in loco, ma non significa che se uno va a fare un viaggio allora è autorizzato a parlarne, no? La Natalie Tocci è andata magari qualche volta in Russia. Cosa ha fatto? Ha parlato col concierge dell'albergo? E allora è autorizzata a parlare di Russia, forse? Con le castronerie che le abbiamo sentito dire, c'è da pensarci un po', eh? Purtroppo Te la ricordi non è. con Orsini cosa disse? Sì, disse questa Oltre a cosa, ma quello, oltre a quello, il resto. non è sufficiente aver fatto il turista o il viaggiatore anche in un determinato luogo per conoscere le dinamiche politiche e la diplomazia di quel luogo, altrimenti tutti coloro i quali durante i mesi principalmente estivi si recano in località turistiche e poi dovrebbero tornare come dei geopolitici, come degli esperti di storia e economia dei paesi che hanno, e di società dei paesi che hanno visitato, eccetera, mentre invece i più non ne sanno nulla. Io sono andato più di 10 anni fa in Spagna, ma non è che sono tornato storico Ah, non della sei un Spagna. esperto, esatto. Storico della Spagna, non ho neanche la pretesa di dirlo. È come dal punto di vista della mia crescita, delle nozioni, della capacità di analisi, di conoscenze specifiche sulla Spagna, quel viaggio è stato completamente inutile. Sì, ho visto due cattedrali, ma potevo vedermele anche su internet. Ecco, ho parlato con qualche persona, ma il barista, il pizzaiolo, quello del B&B, basta. E quello della paella, ecco, ma non è sufficiente, cioè bisogna studiarle le cose, studiarle nel corso di tanti anni. Poi, se uno vuole anche approfondire con dei seminari di studio in loco, nessuno glielo vieta, ma non è sufficiente farsi un giro sulla Piazza Rossa per capire la storia della Russia. Sarebbe un po' troppo facile, ecco, diventeremmo tutti. Così come non è sufficiente andare allo stadio per diventare calciatori. Com'è che si chiamava l'ex primo ministro britannico recente che ha avuto pochissima fortuna? Era ministro degli esteri. Listras. Liz Truss, ad esempio, ha fatto un giro sulla Piazza Rossa. Possiamo dire che abbia capito qualcosa della No, Russia? Ecco. possiamo dire però che la regina Elisabetta II, ormai in fin di vita, però la ricevette sia per conferire l'incarico e sia per quando lei si dimise per revocare di fatto l'incarico. Lei rassegnò l'incarico nelle mani della regina. Siccome erano passati così pochi giorni, la regina Elisabetta gli aveva fatto una battuta piuttosto salace, gli aveva detto: ah, ma sei di nuovo qui? E
una battuta di questo tipo, no? Cioè, e lei andava a rassegnare un incarico che era durato lo spazio di un mattino. Ecco, abbiamo assistito a tante figure di questo, cioè Putin, che secondo la narrazione occidentale avrebbe dovuto essere rovesciato da una patatina ingoiata e rimasta di traverso, li sta spianando uno dopo l'altro. E non, la Liz Truss, Boris Johnson, solo per nominarne due, ma ci saranno delle sorprese anche alle elezioni prossime in Francia, in Germania. Iniziò a farlo con la Siria. Anche Assad ne ha lasciati dietro tanti, anche Fidel Castro. Mi ricordo John Negroponte che nel 2006 disse Fidel Castro ha ancora 3 settimane di vita, e Fidel Castro è morto nel 2016, 10 anni dopo. Cioè, purtroppo e per fortuna noi viviamo in questa commedia permanente, no? Perché per certi versi è anche ridicolo, l'importante è non crederci, l'importante è prendere tutto alla leggera, perché diversamente diventi poi in qualche modo vittima e complice di queste scempiaggini. Però se prese alla leggera queste cose possono anche avere anche il retrogusto di barzellette. Vediamo anche cos'è accaduto recentemente, le peripezie del figlio di Biden, di Hunter Biden, sono quasi barzellette. I file del suo computer, cosa non c'era dentro? Beh, però edulcorano dicendo che è una vita stravagante. Sì, almeno. Ma pensiamo, diciamo che si vita... diverte, se la gode, via. Pensate a parti in vera, ecco, se fosse stato coinvolto in un medesimo scandalo e un parente strettissimo di Putin. Cosa sarebbe accaduto dal punto di vista dell'impatto mediatico? Avrebbero detto, guardate, il nipote, il cugino, non lo so, di Putin fa una vita stravagante, e non so se avrebbero usato questo termine o se avrebbero detto ecco gli scandali, i misteri risolti del Cremlino, la vita dissipata, dissoluta, perversioni, eccetera eccetera eccetera. Mi ricordo i ritratti che facevano sui giornali italiani di Milosevic, no? Siccome dicevano, ma siccome questo Milosevic non ha nessun vizio riscontrabile, al massimo fuma il sigaro e si beve un po' di brandy, ma non ha nessun vizio, cioè è sposato, ha dei figli, non sembra che tradisca la moglie eccetera, beh è pazzo proprio perché non li ha, perché non si può vivere nel mondo moderno alla fine del XX secolo nella società dei consumi senza avere vizi particolari. Sei pazzo se vivi senza vizi particolari questa realtà moderna. Ma scrivevano veramente queste cose? Assurdo. Allora, anche tu hai avuto l'impressione che dal discorso, a parte il fatto che ha anche citato, oltre alla Odessa russa, mi ha colpito molto che abbia citato nuovamente, calcato la mano sulla smilitarizzazione e neutralità. Sono due fattori imprescindibili quindi per la Russia per considerare completata l'operazione militare speciale, cioè la smilitarizzazione, quindi vuol dire che l'Ucraina non deve più avere un esercito di fatto, e questo significa che non potrà mai entrare a far parte della NATO, e la neutralità, quindi non potrà neanche far parte dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea, l'hanno già detto, è parte in causa del conflitto perché ha fornito le armi per consentire all'Ucraina di proseguire il conflitto di fatto. E quindi ci sono un po' di cose che si contraddicono. Come valuti, tra le altre cose, adesso oltre a questo commento qui, la votazione di ieri sera che ha accolto la discussione sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione? Beh, un po' di propaganda va fatta, perché altrimenti non puoi dire abbiamo preso la Finlandia, perché già la Svezia non ha ancora avuto l'ok del Parlamento turco, e per avere l'ok del Parlamento turco per la Svezia l'Occidente deve cambiare un po' registro rispetto a Gaza, per dirla proprio in maniera un po' così da semplicione. E
si è messo in un bel cul-de-sac l'Occidente anche per quanto riguarda Gaza, perché rischia veramente che la Turchia blocchi l'ingresso della Svezia nella NATO. E sai, dopo 2 anni così, in cui non hai ottenuto nulla, certamente da parte degli Stati Uniti hai ottenuto il fatto che hai bloccato il flusso di gas verso l'Europa dalla Russia, però non puoi rivendicarlo, Sì. perché se lo rivendichi dici allora siete dei bastardi. Cioè, allora l'avete fatta proprio per far la guerra all'Europa, questa guerra contro la Russia. Cioè, il peggio del peggio. E non puoi dire, queste cose non si possono dire. Bisogna rivendicare altro, ma cosa? E la Finlandia, beh, ho capito, ma era già nella NATO dal 1995, di fatto, dunque non hai acquisito nulla di nuovo. E allora bisogna cercare di dire che si ingloba l'Ucraina in qualche modo, si avvia le trattative, ma le trattative per l'ingresso nell'Unione Europea con la Turchia sono cominciate nel 99, siamo ancora, Anche come la si dice in Bosnia. Piemonte, anche la Bosnia, il Pian dei Babi, no? E per cui per l'Ucraina è ancora più difficile, perché a meno che non la facciano entrare forzando, cioè dicendo prendiamo così com'è, proprio per fare propaganda. Però sai, un minimo di parametri devi rispettare e già il fatto che il paese sia territorialmente smembrato non dà garanzie di affidabilità, per usare un Neanche linguaggio di da che cosa concessionaria. possa entrare Appunto. eventualmente. E poi se fai entrare l'Ucraina, chi paga? L'Italia. Ma questo è chiaro, questo paga l'Italia, su questo non c'è dubbio. Cioè, l'Italia paga sempre, dal 2008 in avanti l'Italia paga sempre, essendo un paese colonia, ma anche un paese ricco dal punto di vista dei risparmi privati, eccetera, è il bancomat di queste operazioni spregiudicate di politica estera. Pagherà l'Italia l'ingresso nell'Ucraina, nell'Unione Europea se ci sarà. Sono pronto a scommetterci. Però hanno avviato queste trattative proprio per non rimanere completamente privi di qualunque carta vincente da portare in un'eventuale propaganda postbellica. Dico, vabbè, però l'Ucraina, la famiglia europea ci entrerà. Non ci entrerà, ma intanto tu dici che l'hai ammessa in qualche modo. Poi tanto la gente ha memoria corta, non è che Sì, l'importante è far hanno credere che aperto la stia entrando. discussione praticamente, no? Hanno L'importante è far credere aperto. che stia entrando. E Se fai quindi, credere che stia entrando, hai già ottenuto esatto. il risultato. Anche perché Però il conflitto è ancora in corso. Se gli avessero detto di no, no? Ieri sera ne discutevo nella live. Se avessero detto di no già adesso, col conflitto ancora in corso, gli ucraini cosa avrebbero fatto? Al fronte, no? Gli ucraini al fronte hanno queste truppe ormai sconfitte, però sai, possono riutilizzare anche determinate milizie in altro modo, con una sorta di Al-Qaeda nazista, non lo so, qualcuno ha anche parlato di questa possibilità, per cui cercano di assecondarli perché il mostro di Frankenstein può essere pericoloso. Il golem, se non più controllato, può essere pericoloso. E allora devi in qualche modo cercare di tenerlo a Sì, bada. esatto. Fino a che, ma io penso che Gli danno qualcuno. ancora, diciamo, stanno menando il can per l'aia, insomma, Sì, no? ma qualcuno nelle Guadagnano del cancellerie. tempo, perdono del tempo, li fanno discutere un po', li fanno vedere la lepre davanti ai cani, ai levrieri che corrono, di fatto. E chissà che qualcuno nelle cancellerie europee occidentali, non so, lo scopriremo vivendo, non tifi sotto sotto per il processo di smilitarizzazione, di denazificazione dell'Ucraina, per non avere poi problemi Dire, successivamente. oh, Ci noi ci sono abbiamo anche provato, ma quelli là hanno presa tutta e quindi non abbiamo potuto. Ecco, non si qui. sa, cioè qualche mente lucida è rimasta, secondo me, che sa con chi si ha a che fare. Detto questo, il conflitto non finirà a breve perché è un conflitto di logoramento. Esatto. Non siamo nell'ambito di una guerra, non si può combattere anche se a livello ideologico, psicologico, c'è stato questo tentativo di sdoganare la guerra atomica, però a livello pratico non si può combattere un conflitto nucleare immediatamente, e deve essere l'extrema ratio, e comunque è sempre
sgradevole anche per gli interessi di chi vuole aprire nuovi mercati, sfruttare risorse, eccetera, e trovarsi in un conflitto nucleare immediato. Per cui si fa fare la guerra ad altri per evitare lo scontro diretto, in questo caso agli ucraini, in altri casi ad altre milizie per procura, e soprattutto si usa la tecnica del logoramento. Questa è una guerra contro la NATO da parte della Russia, per cui la Russia deve distruggere i sistemi militari della NATO, che la NATO cede all'Ucraina. E sì, ci occorre molto tempo per arrivare a questo risultato. La guerra di logoramento è una guerra lunga, di esaurire anche le risorse, quindi le risorse, portare l'Ucraina a non avere abbastanza colpi di artiglieria per coprire i fronti, a non avere abbastanza proiettili per i carri armati, a non avere abbastanza proiettili per gli stessi soldati. Alla fine delle fini sta andando verso questa linea, E portare anche l'Occidente a dover dichiarare, e noi vorremmo, ma il portafoglio è vuoto. Sì. E perché anche se li devi produrre, non abbiamo i mezzi per produrli in tempo. Certo, perché la produzione militare russa, come scriveva già Emmanuel Todd, uno studioso francese, è centralizzata e risponde a un comando operativo unico. La struttura militare dell'Occidente è delocalizzata, è decentralizzata. Ed è nelle mani dei privati. È in parte privatizzata, sì, per cui no, in gran parte, efficace, in gran parte perché quando l'Iron Metal non si vedeva ordinare dei carri armati perché la Germania ha svenduto le centinaia di Leopard 2 che aveva a Turchia, Grecia e altri, questi non hanno comprato nuovi carri, che cosa è successo? Loro hanno ridimensionato il settore di produzione di carri armati. Sai quanti carri armati è in grado di produrre oggi al mese la Rheinmetall tedesca? Pochissimi. Tre carri armati Tre carri armati al mese. Circa 40 all'anno. Ma perché questa guerra qui, che avrebbe dovuto essere nell'intenzione dei suoi strateghi occidentali l'Afghanistan 2.0 per la Russia, è stato il Vietnam 2.0 per l'Occidente. Esatto. Perché se la Russia avesse preso il controllo dei posti di confine da cui passavano le armi nel 2022, sì, forse passavano meno armi, ma il portafoglio rimaneva pieno. Invece così la Russia ha letteralmente esaurito la capacità bellica della NATO, dimostrando che la NATO non è invincibile. Questo è riuscito a fare ed è un risultato enorme, è un risultato questo che va che non è neanche lontanamente paragonabile all'annessione della Finlandia nella NATO, perché la NATO della Finlandia non sa che farsene, perché già ce l'aveva. E invece la Russia hanno un paese da 5 milioni di abitanti che ha aggiunto 1500 chilometri di frontiera da guardare. Sì, sì, è un problema. È un problema, non è un vantaggio. Mentre invece la Russia sa che farsene dell'esaurimento delle risorse occidentali, risorse economiche, ma finanziarie, poi ha speso un sacco di soldi, ma anche belliche, e sa che farsene del fatto che l'esercito ucraino non esiste più praticamente ed è completamente dipendente a livello operativo, logistico, eccetera, come del resto tutta l'economia ucraina, da finanziamenti stranieri che nel momento in cui dovessero cessare determinerebbero il collasso statale ucraino di quel poco che rimane. Per cui la Russia, con pazienza e calma, cosa che nell'Occidente individualistico e liberale sono fattori non più contemplati, è riuscita a sconfiggere la NATO. E la NATO ormai quantomeno è in corso, è diciamo che è in corso, non mettiamo il carro davanti ai buoi, diciamo che è in per corso, ora, per ora se sta andando. Oggi, ecco. Se finisce oggi sì, poi vabbè, è chiaro che si possono inventare qualcosa. Allora riformulo, è riuscita a evitare quello che la NATO dava per scontato, cioè lo sfondamento di un fronte, che era stato dichiarato di fatto recuperabile dall'Ucraina entro il 21 settembre 2023. Sì. Perché abbiamo detto l'esercito ucraino entrerà in Crimea il 21
entro il 21 settembre 2023, cioè entro la fine dell'estate. Non è accaduto, e già questa è una vittoria per la Russia dal punto di vista militare. Poi cosa succederà in futuro? Ovvio, nessuno lo sa, il futuro è inconoscibile per definizione. Ma quel risultato, ecco, l'ambizione, il pronostico, il programma di arrivare in Crimea, o perlomeno ai confini della Crimea, e recuperare l'accesso al Mar d'Azov da parte ucraina entro il 21 settembre 2023, è fallito. Esatto. Benissimo. Allora, per chi volesse approfondire, un bel libro, La dottrina Stranamore, ovvero come abbiamo imparato ad amare la guerra in Ucraina e la NATO. Ecco, io sono ancora esente da entrambi perché ho un fastidio tremendo nel conflitto in Ucraina per via di quello che sta succedendo, della quantità di morti e feriti gravi che si vedono, e per la NATO perché a pelle non mi è mai piaciuta. Paolo, ti ringrazio. Grazie. Tanto per questo secondo nostro appuntamento, spero non c'è due senza tre, quindi grazie. Ci rivedremo entro breve e a presto quindi. Grazie, arrivederci. Grazie Stefano. Aspetta, chiudo qua, ecco qui.